Benvenuti a Telegiornale Lingua dei Segni. Lunedì 11 febbraio. Il messaggio è lo stesso per tutti. Con 60 centesimi al litro non riusciamo neanche a sfamare le pecore. Non possiamo continuare così. Se non si troverà una veloce soluzione, bloccheremo i seggi in tutta l'isola per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio. Prosegue, anzi si infuoca, la protesta dei pastori sardi. Decine di migliaia di litri di latte sono stati riversati sulle strade. È accaduto a Sedilo, lungo la statale 131 DCN, a Santo Lussurgio, a Seneghe, a San Nicolò d'Arcidano, a Bosa, a Tres Nuraghes. Durante il blocco sulla 131, gli allevatori hanno fermato un camion cisterna diretto a un'azienda di Oristano e hanno aperto i bocchettoni per sversare il latte. Stessa cosa con un mezzo della ditta Arborea, diventato uno dei maggiori produttori di prodotti caseari in Italia. Hanno scaricato le confezioni di latte e le hanno distrutte passandoci sopra con le autovetture. Nei video pubblicati sui social, la sequenza di immagini è sempre la medesima. Uno o più allevatori che aprono i rubinetti delle loro cisterne e lasciano scorrere a terra il latte. Qualche pastore, invece di buttare il latte, ha deciso di farlo bere ai cavalli o ai maiali, sempre in segno di protesta, mentre in alcune località il latte è stato regalato ai compaesani. Il presidente Francesco Pigliaru e l'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria hanno convocato tutte le parti in regione per mercoledì 13 febbraio. Un ulivo e una targa sono stati sistemati in via Garibaldi, a pochi metri dalla centralissima piazza Roma, a Oristano, per ricordare le vittime delle foibe. È in quelle cavità carsiche di origine naturale, con un ingresso a strapiombo, che fra il 1943 e il 1947 furono gettati, vivi e morti, quasi 10.000 italiani. Una tragedia dimenticata dalla storia contemporanea, fino al 2004, quando il Parlamento italiano, con la legge 30 marzo, diede vita al Giorno del Ricordo, una solennità civile, celebrata il 10 febbraio, per osservare la memoria della tragedia degli italiani, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Nel secondo dopoguerra è della più complessa vicenda del confine orientale. La cerimonia di commemorazione si è svolta ieri mattina alla presenza dell'assessore alle politiche giovanili Stefania Zedda e del presidente della Consulta giovanile Emanuele Orru, dal prefetto Gennaro Capo e dal questore Ferdinando Rossi e dai presidenti delle commissioni consiliari Antonio Iattalese e Lorenzo Pugeddu. Martedì 12 febbraio. L'80% delle opere è già stato completato e oggi saranno collegati i primi 2 chilometri di condotte tra Bonarcado e Milis.
Lo ha comunicato il gestore idrico Abbanoa, dichiarando che i lavori per realizzare 15 km del nuovo acquedotto di Oristano saranno completati entro i primi di aprile. Un investimento totale di 4 milioni di euro, stanziati dalla Regione tramite il mutuo destinato alle infrastrutture. L'acquedotto, alimentato dalle sorgenti di Baunou e Santumiali, va a sostituire la vecchia struttura, realizzata nel 1971, e garantisce l'approvvigionamento idrico di Oristano, Sea Maggiore, Sola Russa, Tramazza, Bauladu, Milis e Bonarcado. Le nuove condotte saranno realizzate in ghisa sferoidale, materiale resistente che garantisce una miglior tenuta, andando così a risolvere l'attuale tasso di dispersione, che varia tra il 35 e il 40%. Per quanto riguarda l'Oristanese, si sta portando avanti la realizzazione di un sistema integrato che farà perno sul nuovo potabilizzatore di Sili. Un'opera già appaltata da Abbanoa, con un investimento di 9 milioni di euro, i cui lavori inizieranno a breve. Nei periodi di scarsità di risorsa o eccessiva torbidità delle acque provenienti dalle sorgenti, l'impianto potrà essere alimentato dalla diga cantoniera sul fiume Tirso. Tramite il potabilizzatore di Sili si potrà anche ovviare al problema dell'acqua salmastra, che sta caratterizzando l'abitato oristanese. La risorsa verrà infatti miscelata con acqua di sorgente o in base alle necessità dell'invaso sul Tirso. Mancano meno di 20 giorni alla Sartiglia 2019. Dalla biglietteria della Fondazione giungono i primi numeri. Per la giornata di domenica 3 marzo, i posti sulla tribuna A, davanti alla stella, sono andati completamente esauriti. Terminate anche le postazioni centrali di via Mazzini, per la discesa delle pariglie. Resta ancora spazio sulle tribune vicine a Subruciu e in quelle di Portigedda. Per la giostra del martedì, invece, come ogni anno, vi sono più posti a sedere ancora disponibili. Al completo, per ora, solo le postazioni centrali della via Mazzini. Tanti turisti che hanno voluto accaparrarsi un posto in prima fila, provenienti da molte parti dell'Italia. Non solo, presente anche un gruppo di giapponesi, molti inglesi, tedeschi e qualche cittadino statunitense. Vi sono anche tante prenotazioni per le visite guidate, comunica la responsabile della biglietteria Francesca Crava. Le cifre dei biglietti, come si legge sul sito della Fondazione, partono da un minimo di 10 per arrivare ai 40 euro. Sfiorano i 600.000 euro invece i costi di organizzazione della giostra, 40.000 in più rispetto al 2018, necessari per l'adeguamento delle tribune alle nuove norme tecniche di costruzione per il rispetto della sicurezza e per la presa in carico dei nuovi varchi con i lettori ottici, che aggiorneranno gli addetti in tempo reale sul numero degli spettatori presenti. Confermato il contributo comunale di 76.000 euro e i 175.000 euro regionali. Mercoledì 13 febbraio. Finalmente una rilevante novità per l'intera provincia,
che potrebbe segnare un decisivo miglioramento dei trasporti. 510 bus nuovi con 150,46 milioni di investimento. Martedì 12 febbraio la Giunta regionale ha approvato la convenzione tra l'esecutivo e il Ministero delle Infrastrutture che dà il via libera al primo e concreto rinnovo totale del parco mezzi per il trasporto pubblico locale nell'isola. I pullman saranno destinati ai servizi urbani, suburbani e interurbani. Dovranno essere acquistati mezzi elettrici urbani piccoli, medi e normali, tra gli 8 e i 10 metri. Ibridi suburbani lunghi e snodati, circa 500 bus saranno assegnati all'ARST, che sarà anche soggetto attuatore dell'intervento. I restanti ai vettori privati. Si tratta di un altro investimento senza precedenti, che consente lo svecchiamento pressoché totale di tutti i mezzi su gomma, ARST, adibiti a trasporto pubblico locale nell'isola, finalizzato all'incremento della domanda a discapito del mezzo privato e alla riduzione dell'inquinamento. Giovedì 14 febbraio. Una cronica carenza di fondi che condiziona l'attuazione di interventi innovativi e dei servizi essenziali, la mancata sinergia tra Regione, Province e ASL, ma soprattutto la necessità di deprecarizzare i lavoratori del PLUS affinché ritorni a essere un nucleo tecnico centrale di riferimento dei comuni dell'ambito. Sono i temi cruciali scaturiti dal convegno dei lavoratori del PLUS Sardegna che si è tenuto sabato 9 febbraio a Tramazza. Organizzato dall'Unione Sindacale di Base, l'incontro ha visto la presenza di diversi esponenti regionali, oltre ai rappresentanti dei comuni interessati e naturalmente i lavoratori dei 24 ambiti PLUS. Tutti uniti nella volontà di affrontare le problematiche del settore e illustrare le linee programmatiche basilari dei progetti, consapevoli dell'urgenza della stabilizzazione dei lavoratori, da oltre 10 anni senza garanzie di continuità. Fondamentale, infatti, la funzionalità attiva di un servizio come quello dedicato alle prestazioni alla persona. La legge italiana prevede proprio un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza. Il PLUS fa parte di tale sistema e la mancanza di stabilità fa sì che le carenze organizzative ricadano tutte sul cittadino. Un convegno che ha dunque messo l'accento sull'importanza dell'operato dei PLUS in Sardegna, troppo spesso relegato dall'opinione comune a semplice distributore di assistenza spicciola. La rete di servizi in atto, si legge nel comunicato sindacale, nonostante le innumerevoli difficoltà degli operatori e la scarsa attenzione del sistema politico, è ottima e potrebbe espandersi in estensione e profondità, se solo gli operatori fossero messi in grado di operare stabilmente nei progetti che curano. Venerdì 15 febbraio. Dopo il tavolo latte convocato mercoledì 13 dalla Regione, nel pomeriggio di giovedì 14 il presidente Francesco Pigliaru e l'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria si sono recati a Roma, all'incontro promosso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Abbiamo portato al tavolo la proposta che avevamo già presentato alla riunione di mercoledì e alla fine è stata l'unica discussa operativamente, ha detto il presidente Pigliaru. Continuiamo a lavorare a una soluzione che sia capace di creare le condizioni per una stabilità delle quotazioni nelle prossime campagne, ha concluso Francesco Pigliaru. Tutte le azioni che sono state individuate fanno ben sperare per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutti,
ha dichiarato l'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria. L'obiettivo è quello di arrivare al prezzo del latte di un euro. È tutto, grazie, arrivederci.